Andiamo, andiamo. Eccola. Ok, benissimo. Ciao Peppe! Dal depuratore alla ruenta. Mio marito era un autista della MT, ti posso dare un bacio grande. Guarda, Peppe, Peppe, c'è un microfono lì. No, ma lo chiamo così senza fare. Noi lo sentiamo tutti. Senza fare come se siamo indietro. Andiamo dentro. Andiamo dentro. Andiamo un po' con la gente. Peppe, non dare il microfono, prenderlo tu il microfono. Cioè, hai capito? Se vuoi tanto di venire. Non faccio sentire tutto. Ma Peppe Grillo è pregato di venire al microfono. Grande Peppe, siamo qua. Ciao, ciao, ciao. Io volevo parlare con loro. Lasciate parlare un attimo. Sennò sembriamo due fazioni uno contro l'altro, vero? Ah no, c'è qualcuno che parla di voi o solo quei cartelli? Lasciatelo un attimo parlare con... C'è no, capisco che avete delle difficoltà a parlare, ma c'è qualcuno che vuol parlare o no di voi? Forse sì, o è sopra? Sì. Noi siamo qua anche per tutelare il vostro lavoro, mica per farvelo speriamo perdere. Quindi siamo dalla stessa parte, vorrei capire che siamo dalla stessa parte. Lo so, vedi. Vedi qual è poi il vero problema? È sempre che tra noi, tra i cittadini, voi. E ci sono questi qua in mezzo, sono quelli che poi creano tutte le complicazioni, anche fisiche, vedi, meno male che te ne stai rendendo conto. Mi sembra di essere tornato 20 anni fa, si parlano sempre di queste, sono soluzioni, l'emergenza di un sistema che non funziona più. Ora 60 o più comuni dovranno convergere l'immondizia qua, non ci sta più, l'immondizia cos'è? Qual è il ritorno dell'immondizia, se conviene sotterrarla, bruciarla, cosa conviene fare, se fare le differenziate, se produrre in un altro modo. Allora abbiamo bisogno di ingegneri, design, di gente che progetta in un altro modo le cose di cui ci circondiamo. E speriamo di fargliele vedere adesso. Questa è un'emergenza che si tratta di contenere, questo tipo di emergenza. Quindi poi il problema non è tanto la discarica, il problema è a monte. Bravo. È come fare le cose, come metterle, come distribuirle, fare le differenziate forti, porta a porta, che danno più lavoro di questo, e continuare a spingere. Sono 20 anni che io parlo di queste cose e dopo 20 anni torniamo sul luogo del delitto, quando il cadavere è già freddo, perché qui il cadavere è già freddo. Allora, chi ha ucciso il cadavere? Sono quelle formulazioni, quelle ideazioni, quelle strutture di prodotti che ormai non si possono più fare e abbiamo solo un motivo, abbiamo solo un'azione da fare, spostare il carico fiscale sulle cose che si usa, si getta, si buttano, e spostare il carico fiscale lì e incentivare l'innovazione delle piccole e medie imprese che producono diversi tipi di imballaggio, oppure riuso o riutilizzo o altre cose. Qui, ripeto, sono venuto perché gli amici dei comitati, gli amici del movimento mi hanno chiamato, vengo, perché io vengo sempre nella Riviera dei Fiori e mi fanno vedere le discariche, poi vado a Savona a vedere una centrale a carbone, siamo sempre lì, agli stessi discorsi dopo 20 anni. Allora queste cose dovrebbero servire, che tra 20 anni queste cose non si dovranno più fare perché non ce ne sarà più bisogno. Se tu vai a San Francisco, il 75% non fanno più né discariche né inceneritori, riutilizzano la materia, la dividono, danno del lavoro, spediscono in Cina i pezzi di plastica che loro riutilizzano e ce li rimportano come prodotti finiti e non fanno né discariche. Se lo fa una popolazione di 850.000 abitanti, non possiamo farlo noi in 60 comuni. Allora qui ci dovrebbero essere i 60 sindaci dei 60 comuni. Allora facciamo una conferenza con questi sindaci qui, con gli assessori agli ambienti, parliamo di cose strutturali vere, come fare un pezzo di plastica, è ancora possibile? Perché quando io 20 anni fa parlavo che te la rimangiavi perché lo spazzolino lo buttavi e le piogge acide, adesso sta succedendo, ci sono isole in quattro oceani, quattro isole grosse come il Texas di plastica che gira, si sminutizza, si sminuzza, va nel plancton, i pesci mangiano il plancton perché sono convinti e mangiano la plastica e ci rimangiamo il pesce con la plastica. Quindi qui non sparisce nulla. Ora si tratta di valutare il tipo di emergenza e partiamo sempre di emergenza. Possiamo fare una replica, giusto? Perché no, ecco, qui no, ci sono. Solo, perché dato solo, che siamo comunque a casa nostra. Lei è il proprietario. No? Do perfettamente ragione, no? È come dire che
un ingegnere o un costruttore parte dal tetto della casa per costruire, no? Noi qua è il tetto, bisogna partire dalle fondamenta. No, quindi l'obiettivo è quello di ridurre a monte il packaging, è quello che ci rovina, perché quando mia figlia va a mangiare una merendina, per arrivare a mangiare il contenuto della merendina deve scartare quattro involucri e non sono amalgamabili uno con l'altro. E il problema è quello, una tassa seria sull'involucro ridurrebbe del 50-60% la produzione dei rifiuti, no? Io la vedo così, cioè non è possibile che quando si va a fare la spesa spendi 50 euro, 100 euro di roba da mangiare e fai tre sacchetti di spazzatura, non è possibile. No. Quindi è il packaging che è quello che rovina. No? Dovevamo essere in disaccordo invece sul problema siamo Monte. Perfettamente siamo perfettamente in accordo. Ora il problema è come gestire questa emergenza che fra 5-6 mesi siete pieni, perché il problema è lì. Allora il problema non è che fare altre discariche e altre incenerire. La soluzione è come dicevamo prima, ogni comune si deve assumere una raccolta spinta immediatamente, spinta, differenziata, porta a porta, cercare dei siti di distribuzione di questa materia, ricomporre le cose con i rifiuti, poi ricomporre le cose, fare altri oggetti, riciclaggio, ma il problema vero è la progettazione a monte. Là abbiamo bisogno di ingegneri antropologi, abbiamo bisogno di design antropologi che pensino anche a dove va a finire quello che progettano. Le discariche delle industrie devono essere per legge che il rifiuto di un'industria deve essere una materia prima di un'altra industria. È una questione di mettere in contatto persone e industrie tra loro. Ci sono 500.000 macellerie in India che si sono messe insieme e lo scarto di una macelleria che andava in una nella discarica normale o negli inceneritori è la materia prima di altre aziende, cioè lo scarto della materia è uno che fa vermicoltura, quello che fa vermicoltura con i vermi, lo scarto dei vermi va nella pescicoltura, lo scarto della pescicoltura, i fondali dei pesci in allevamento va a fare dei funghi, quindi il rifiuto torna esattamente come il ciclo naturale, dando lavoro e avendo aperto decine e decine e centinaia di industrie nuove. Questo è il concetto, qui non si può prendere atto e dire che se una discarica adesso si chiude dove metteremo la merda e fare inceneritori di nuovo, perché questo governo sta finanziando queste cose di nuovo, le popolazioni non le vogliono, gli inceneritori non li vogliono e tutta questa roba ce la troviamo poi da qualche parte, perché benché le fate benissimo che ci sono le famose discariche americane che non esce niente, che fa il biogas, facciamo le cose bene, purtroppo noi seguiamo la programmazione politica. Esatto, quindi... ma io sono venuto non a contestare la proprietà della discarica, sarebbe infantile. No, io sono venuto a contestare un metodo che contestate anche voi, quello che ha detto perfettamente lei. È un metodo che non funziona più e bisogna cominciare a partire subito, domani mattina. Perché non ci sono i 60 sindaci qua? Perché noi dobbiamo avere 5 parlamentari nostri nel Movimento 5 Stelle e non c'è altro? Perché se vai a vedere l'agenda verde, quella di Monti che prosegue quest'altro qua, l'agenda verde è finanziare di nuovo con soldi pubblici il petrolio e il gas, le rinnovabili zero. La cosa che fa arrabbiare che cos'è? È che quando anche tu come imprenditore presenti progetti sul territorio, no, per spingere questo progetto, perché fai la raccolta differenziata e non avere i centri di valorizzazione della raccolta differenziata, è come tirarsi delle mazzate sulle balle. Ma scusate, facciamo due conti. Qui quanto costerà una nuova discarica? 40, 30, 40 milioni di euro? 20 milioni. Ecco, 20 milioni di euro, poi diventeranno 30, diventeranno 35, diventeranno 40, stando bassi il doppio, no? Allora con 40 milioni ne fai e dai anche posti di lavoro, perché ho visto qua dei cartelli così, Grillo, devi pensare ai posti di lavoro. Se noi fossimo venuti qua, per esempio, con una nostra cavallo di battaglia che è il reddito di cittadinanza e andavo dai vostri lavoratori a dire, cari signori, intanto qua poi si chiuderà questa situazione qua, il posto di lavoro lo perdete, però abbiamo oggi per legge un reddito di cittadinanza per voi. Ci sono 600 euro per te, 600 euro per tua moglie. Per 3 anni ti offriamo un lavoro in alternativa a questo reddito, se non lo accetti perdi il reddito e nel frattempo fai lavori socialmente utili. Intanto ti cerchiamo, Stato e lavoratore, ti cerchiamo magari un lavoro più idoneo che non morire dentro la spazzatura, magari un po' più idoneo, sai fare l'elettricista, l'idraulico, lo cerchiamo insieme. Se tu non vuoi lavorare perdi il reddito di cittadinanza. Se vieni però a fare un contatto con questa gente, con questa legge, l'impatto è molto diverso.
Perché cosa diciamo a questa gente? Chiudiamo la discarica. Questi qui dove vanno? È sempre la lotta su cui questo governo punta molto, sul fatto della salute o sul fatto del lavoro. Quale dobbiamo prediligere? Giocano su questo fatto qua. Bisogna interrompere questa roba qua. E col reddito di cittadinanza lo interrompi, perché non perdi il lavoro, perdi il lavoro ma non perdi il reddito, che è quello che ti dà il motivo di stare dentro la società, il reddito, non il lavoro. Il lavoro lo puoi cambiare. E il lavoro oggi si perde, non torna più. Questi lavori non torneranno più, grazie a Dio, forse. E voi farete altre cose come imprenditori, riciclerete in un altro modo, riutilizzerete le cose. È uno sviluppo, il lavoro bisogna ripensarlo dalla base. E per ripensarlo non devi morire di fame. Per non morire di fame abbiamo un reddito di cittadinanza. Con i soldi dei militari, con i soldi delle bombe, con i soldi... Noi stiamo finanziando missioni di guerra. Stiamo finanziando missioni di guerra. Ad Aviano e a Ghedi stanno ristrutturando le bombe nucleari da mettere negli F-35. Ora dimmi te se tuo figlio o tua figlia, che mangia la merendina con 5 imballaggi, è contenta che noi spendiamo soldi pubblici per rimettere a posto i nucleari sotto gli F-35. Cosa bisogna fare con l'ISIS allora? Allora bisogna fare questo, bisogna che ricominciamo a ripensare, sedersi lì, mandare via questa gente e ripensare come fare uno yogurt, come fare un vasetto. Io ne parlavo 20 anni fa. Uno yogurt fa 6.000 km su un camion, perché c'è la stagnola che si fa con l'amianto, con la bauxite che arriva dall'Australia, tutti i lavori delle materie prime. Se vai a vedere cosa c'è dietro una roba innocua che è nel frigo, vedi il mondo, vedi la struttura del mondo, come non può più funzionare. Non può più funzionare. Questa roba qua da qualche parte ci ritorna in circolo, ci ritorna sotto forma di aria, di acqua, di alimenti, ci ritorna tutto indietro. E allora bisogna ripensare. Comunque noi da imprenditori siamo qua per dimostrarvi che, a parte fare le cose bene, abbiamo progettato un impianto, ve lo faremo, adesso andiamo a vederlo, però siamo qua per dimostrare che noi da imprenditori, se fossero 9 e 10, lavoriamo insieme. Nessuno ha mai messo in dubbio, almeno io non metto in dubbio la validità dell'imprenditoria vostra. Perfetto, oggi le discariche si fanno in modo perfetto, ma anche gli inceneritori si fanno in modo perfetto, però la gente allora muore e non può neanche avere la prova diretta che è quell'inceneritore a farla morire, perché non c'è la prova diretta. Noi sappiamo però che c'è questa prova comprovata da tantissimi studi che agisce sulla salute. Andiamo. Queste cose qui non si devono più fare. Io non vi do colpa a voi. Voi farete, sarà la più bella discarica e perfetta discarica del mondo. Ma più che altro progetto, perché ormai la discarica finirà. Ecco, del mondo. Ma non funziona più il concetto. Il concetto di prendere, come ha detto lui, una cosa, buttarla, non funziona più. Io 20 anni fa avevo fatto vedere una bottiglia di plastica fatta dalla General Electric, di un policarbonato, riutilizzabile 10.000 volte, da metterci gli alimenti, 10.000 volte. Allora, anche il vetro, le cose normali, non puoi pensare che il riciclaggio sia poi la strada. Perché il riciclaggio dipende che bagaglio cosa si porta dietro di energia. Il mercato deve assorbire questo. Ma no, valore. Ma se io riciclo la plastica, guarda la plastica. Allora, per fare una tonnellata di plastica spendo 4 tonnellate e mezzo di energia, gasolio, di petrolio. Petrolio, 4 tonnellate e mezzo ogni tonnellata di plastica. Se la vado a riciclare, l'energia che mi ci vuole sono 5 tonnellate o 6. Quindi aumenta, non si può riciclare. È energeticamente passivo il discorso. Il rame faccio con una tonnellata. Il rame è 120 volte più utile riciclarlo che non farlo nuovo. Ci sono cose che puoi riciclare e cose che non puoi riciclare. Ma è la progettazione. Abbiamo bisogno di persone, di ingegneri, di architetti, persone che sui materiali, che agiscono sulla scelta dei materiali, l'economia. La politica deve dare un indirizzo all'economia. Non possiamo continuare a fare i 3-4 bagagli, baggage, come li ha chiamati lei, per una merendina, o fare automobile, continuare a fare cose del secolo scorso. Non si può più. Allora bisogna mandare via questa gente, sedersi a un tavolo e dire basta, adesso i finanziamenti della politica vanno su queste cose, su queste cose, su queste cose. Adesso, se siete d'accordo, proseguiamo la visita. Andiamo.